Il Napoli non si distrae e inanella prima e dopo lockdown il quinto successo consecutivo dell'era Gattuso. Possiamo parlare di era Gattuso perché Gattuso è al centro del progetto Napoli, cosa che non era scontata al suo arrivo. Ed erano da 2 anni che il Napoli non faceva 5 vittorie consecutive. Purtroppo di contro c'è un'Atalanta che va non a 1.000 ma a 10.000. Atalanta che recupera col Sassuolo e vince. Con la Lazio va sotto 2 gol e vince. A Udine viene recuperato 1-1, entra Muriel, le fa doppietta e vince. E i 12 punti di svantaggio sono quasi incolmabili, ma giovedì c'è Atalanta-Napoli. Non che possa valere chissà cosa, perché anche se il Napoli dovesse sbancare Bergamo, i punti di svantaggio rimarrebbero 9 in 9 partite e questa Atalanta non dà grandi speranze, però oggi una novità c'è. E la novità è la Roma, che perde in malo modo a Milano 2-0 col Milan, che con Pioli, che sta facendo un buon lavoro, sta prendendo quota piano piano, e la Roma si porta solo a 3 punti di vantaggio sul Napoli. Si stacca dall'Atalanta, quindi si stacca dalla zona Champions, che per le casse romaniste sarebbe manna dal cielo, e si vede a tiro del Napoli, perché il Napoli l'ha messa nel mirino in quanto dopo Bergamo al San Paolo avrà proprio la Roma. E quindi l'operazione quinto posto sembra possibile, anche se c'è l'ostacolo altissimo di giovedì, dove però il Napoli potrà dimostrare all'Atalanta, grazie alla sua ritrovata solidità difensiva notevolissima, di poter dire la sua e che il rammarico per il giro d'andata disastroso è altissimo, perché questo Napoli è estremamente competitivo. Oggi turnover amplissimo, 8 su 11 rispetto all'ultima formazione, ma tutti hanno giocato per la squadra, anche quelli che stanno andando via. Molto romantico anche il gol di Callejón, che sembrava la sua ultima gara e che invece ha allungato di 2 mesi la sua presenza a Napoli. E chissà che all'ultimo momento non spunti anche un rinnovo contrattuale di un anno, cosa che allo Stato sembra difficile. E un Napoli in spolvero. Oggi si è visto Lobotka, per esempio, assoluto padrone del centrocampo. Fabian Ruiz, 2 assist, Regale, Elmas, Peperino a tutto campo. Ma si è visto gente che si è creata nel progetto. L'entrata in campo di Lozano, di Younes, ha mostrato calciatori motivati, vogliosi. Lozano sembra trasformato. L'ectoplasma che a un certo punto era apparso sul panorama napoletano prende vita, prende forma. È un calciatore che ha corsa, che ha tecnica, che ha capacità di andare nello spazio, che sa inserirsi. Ed è un peccato che abbia dovuto buttare una stagione completa. Insomma, anche stasera abbiamo rivisto Meret, grandissima parata su Balotti. Insomma, è un Napoli che c'è. E allora io non ho moltissimo da aggiungere a quello che abbiamo visto. Un Napoli solido che diverte anche, che ha davanti quei due che fanno la differenza, che sono Mertens e Insigne, nel primo tempo hanno dato spettacolo. È un Napoli che va a Bergamo soprattutto per capire, per annusare, per tastare e per vedere se realmente è in grado di andare a fare un'impresa che scuota il campionato in qualche misura e che dia un segnale verso Barcellona. Perché questa è la mentalità giusta. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, tutti coinvolti nel progetto. Poi quello che accadrà, accadrà, non dipenderà dal Napoli, che in attesa del Barcellona dovrà pensare solo a far bene.
Io voglio chiudere dicendo questo. Quando arrivò Gattuso, io a un certo punto mi scagliai contro la società, soprattutto, dicendo: non c'è un progetto tecnico, ci fate capire qual è il progetto tecnico? Questo è un allenatore a scadenza, ha 6 mesi di contratto, più 12 di rinnovo non automatico. In quel momento aveva fatto 4 sconfitte in 5 partite, sembrava destinato al massacro. Lui stesso ha ammesso di aver fatto molti errori all'inizio. Qual è il progetto tecnico? De Laurentiis, tu ci hai detto, i primi 5 anni per tornare nel calcio che conta, i secondi 5 anni per consolidarci. Detto e fatto, detto e fatto. I terzi 5 anni per vincere qualcosa, detto e fatto, perché poi non dimentichiamo, lo scudetto è stato sfiorato e quanto rammarico c'è per come non è arrivato. E il quarto lustro cosa vuoi fare? La società non ha risposto, ma ha risposto coi fatti. Perché a gennaio, per la prima volta, pronti via, è arrivato subito un regista e poi è arrivato il secondo regista, anche Lobotka. E ha preso subito giocatori importanti, Politano, Ramani, Petagna, che stasera ha fatto pure gol. Cioè si è mossa da subito, ai primi di gennaio, spendendo 100 milioni. C'è stata una risposta immediata del presidente. E Gattuso ha cominciato a lavorare sulla testa e sulle gambe dei calciatori e ha cominciato a mostrare di essere anche un tecnico che sa essere duttile e avveduto nella gestione della gara, oltre che nel saper coinvolgere la squadra. Quindi a Gattuso va dato ogni merito, perché è un allenatore che aveva poco pedigree, diciamoci la verità, una sola annata col Milan, fatta anche abbastanza bene, ma che sta dimostrando una cosa fondamentale, che con il cuore, la passione, il lavoro, ti fai rispettare dalla gente e dai tuoi ragazzi, e quando i ragazzi vedono che tu meriti rispetto ti danno tutto. Io voglio citare un paio di frasi, una di un poeta che ho amato molto, Gustave Flaubert, francese. In fin dei conti, diceva Flaubert, il lavoro è ancora il mezzo migliore di far passare la vita. E il grande Confucio, le sue massime sono note, dice: scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita. Credo che il Napoli adesso non stia lavorando, si stia divertendo.